Un nuovo amico dall'Africa. Una storia per l'integrazione. Questa mattina Alice non ha proprio voglia di andare a scuola. Nella nostra classe non succede mai niente di nuovo, borbotta mentre esce di casa. Alice ancora non lo sa, ma nella sua classe oggi c'è una grande novità. Un nuovo alunno misterioso che se ne sta tutto solo in disparte. E mentre il nuovo compagno si presenta alla classe, Alice pensa: è così diverso da noi ed è anche vestito in modo molto strano. La maestra dice: bene bambini, diamo il benvenuto al nostro nuovo compagno di classe. Mi raccomando, siate gentili con lui. Il nuovo arrivato scrive il suo nome alla lavagna. I bambini lo leggono sbalorditi: Badu. Incredibile, pensa Alice. Anche il suo nome è così diverso dai nostri. Alice non riesce a trattenere la curiosità e chiede alla maestra da dove venga Badu, perché nel suo quartiere non ha mai visto bambini come lui. La maestra allora prende il planisfero e sfrutta l'occasione per fare un bel ripasso di geografia. In quale continente viviamo? Chiede. Tutti rispondono: in Europa. Bene, dice la maestra. Invece Badu viene dall'Africa, che si trova esattamente qui. E in quale nazione viviamo? Prosegue la maestra. In Italia, tutti urlano in coro. La nazione originaria di Badu invece è il Senegal. E la bandiera del Senegal assomiglia molto alla nostra bandiera italiana. Cambia solo un colore, perché al posto del bianco c'è il giallo e sul giallo c'è una stella verde. Finalmente arriva il momento della ricreazione e Alice si avvicina a Badu, che se ne sta un po' in disparte. Spinta dalla curiosità, gli chiede cosa si mangi in Africa, puntualizzando che la sua mamma è una bravissima cuoca, soprattutto quando cucina le lasagne. Anche la mia mamma è una brava cuoca, risponde Badu. Ieri mi ha preparato un ottimo couscous. Un couscous? Ma cos'è questo piatto? Si prepara con gli insetti? Chiede Alice. Badu scoppia a ridere. No, ma cosa ti inventi? Il couscous è il nostro piatto tipico, fatto con cereali, verdure, carni e spezie. Buono da leccarsi i baffi. Ah, mormora Alice. Ci sono così tante cose che non so del tuo paese che a volte mi faccio trasportare dalla fantasia. Ma senti, prosegue la bambina, è vero che dove abiti tu ci sono animali feroci e serpenti? Con tutti i leoni che vi circondano, deve essere difficile per i tuoi genitori andare a lavorare o procurarvi il cibo. Badu continua a farsi grosse risate. Ma cosa dici? Mio padre non lavora nella savana. Lui è un ingegnere e lavora in un ufficio. Anche noi abbiamo le città. E mia madre non deve andare a caccia per procurarci il cibo. Le basta andare al supermercato, proprio come fate voi. Quindi basta inventarsi le cose, la rimprovera bonariamente Badu. Giochiamo insieme prima che la ricreazione finisca. I giorni trascorrono velocemente e Alice e Badu sono sempre più amici. Così un giorno Alice chiede alla sua mamma di andare a pranzo da Badu, ma la mamma è perplessa. Alice, non puoi andare a casa di sconosciuti. Anche Badu chiede alla sua mamma di andare a pranzo a casa di Alice. E la risposta della mamma è la stessa. Badu, ma non puoi invitarti a casa di sconosciuti? Finché un giorno, per caso, le mamme di Alice e Badu si incontrano davanti a scuola. A forza di sentire i propri figli parlare dei rispettivi compagni, non possono più dire di essere degli sconosciuti. Visto che i nostri figli sono così amici, perché non organizziamo una cena tutti insieme? Propone la mamma di Alice. Volevo chiederti la stessa cosa, le risponde la mamma di Badu sorridendo. E così, finalmente, i genitori di Alice e Badu organizzano una bella cenetta. Sul tavolo ci sono lasagne e couscous. I papà e le mamme parlano tra loro, come se si fossero sempre conosciuti.
Poi, ad un certo punto, Alice prende la parola. Se facciamo le stesse cose stando tutti insieme, sembriamo tutti molto più simili. I genitori di Badù e quelli di Alice si guardano e scoppiano a ridere come non facevano da tempo.